Care colleghe e cari colleghi, sono Giuseppe Nifosi e ho il piacere di presentarvi il mio manuale L'arte svelata nella nuova edizione in 5 volumi. Come nella fortunata formula in 3 volumi, anche questa edizione presenta un testo essenziale ma non riassuntivo, che affronta con serietà lo sviluppo della storia dell'arte e analizza le opere scelte con grande cura metodologica. In tutti i miei testi, infatti, l'obiettivo è quello di insegnare a comprendere le opere senza fermarsi all'apparenza del primo sguardo, a utilizzare i capolavori come punto di partenza per riflettere. Continue puntualizzazioni iconografiche e iconologiche svelano, come suggerisce il titolo, tutti i segreti delle opere d'arte, evidenziandone il fascino intramontabile. Ti propongo, in questo testo, ciò che oramai è diventato connotativo del mio metodo, ossia il confronto fra l'arte di ieri e l'arte di oggi, utile a comprendere come passato e presente spesso condividano aspirazioni, propositi, tecniche e stili. Il confronto fra linguaggi artistici differenti e i collegamenti interdisciplinari con la letteratura, la storia, la filosofia e la scienza sono utili non solo a capire profondamente i contesti culturali in cui l'arte si è sviluppata, ma anche a preparare gli studenti al colloquio dell'esame di Stato. A tale scopo risulterà utilissima l'antologia che propone brani tratti sia da fonti d'epoca, sia dalla moderna narrativa storico-artistica. Grande attenzione viene riservata alle artiste, riconoscendo nel loro lavoro un fondamentale contributo ai diversi movimenti. Il quinto volume, tutto dedicato al Novecento, si presenta particolarmente approfondito e sviluppato e affronta, con spirito critico sempre attento e aggiornato, tutte le problematiche artistiche del cosiddetto secolo breve, addentrandosi sino alla nostra più stretta contemporaneità. Grazie alla sua veste grafica moderna e brillante, al ricco apparato iconografico, ai disegni ricostruttivi e agli schemi grafici, l'arte svelata in 5 volumi si offre come uno strumento di studio avvincente e di facile comprensione. Un ulteriore supporto alla didattica è garantito dai ricchi contributi dell'apparato online, che contiene anche mie video lezioni e mie video analisi d'opera, efficaci e accattivanti. Potrete accedere a tali materiali sia dal sito La Terza, sia direttamente dalle pagine dei volumi, grazie a comodissimi QR code, e utilizzarli per integrare le vostre lezioni, o per assegnare esercitazioni e compiti di realtà, oppure per organizzare con i vostri studenti esperienze di feedback classroom. Davvero mi auguro che possiate trovare in questo manuale uno strumento utile per accompagnare e sostenere il vostro lavoro e quello dei vostri alunni.